cosa succederebbe se la nostra Luna avesse un satellite gemello? Vedere non solo uno, ma due di questi satelliti nel cielo notturno potrebbe essere spettacolare. Ma che effetto avrebbe una seconda Luna sulle maree oceaniche? I mesi sulla Terra diventerebbero più lunghi oppure si accorcerebbero? E potrebbero questi due satelliti finire inesorabilmente per scontrarsi tra di loro e causare un'enorme esplosione? Questo è cosa succederebbe se la Terra avesse due lune. A dispetto dell'opinione comune, la Luna non è l'unico enorme masso a ruotare intorno alla Terra. Oltre alla Luna, il nostro pianeta ha anche un altro corpo celeste, un piccolo asteroide dalla conformazione simile a quella della Luna. Ma essendo molto piccolo e molto distante da noi, può essere considerato solo un quasi satellite del nostro pianeta. In questo video parleremo di cosa accadrebbe se la Terra avesse due lune vere e proprie, così com'era nel periodo della sua formazione. Sì, è molto probabile che in passato la Terra avesse due satelliti. Entrambi si formarono presumibilmente quando un protopianeta delle dimensioni di Marte andò a sbattere contro la Terra, frantumandosi in mille pezzi. Quindi, cosa succederebbe esattamente se la Terra avesse un'altra luna che le orbita attorno? Supponiamo che la nostra seconda luna sia larga circa 1000 km e avesse un trentesimo della massa della nostra attuale luna e si trovasse anche alla stessa distanza dalla Terra, proprio come il satellite gemello della luna, oltre 4,5 miliardi di anni fa. Riusciremmo a vedere questa seconda luna dalla Terra? Assolutamente sì, la seconda luna apparirebbe solo 3 volte più piccola, ma sarebbe comunque una vista spettacolare. La presenza di due lune nei nostri cieli causerebbe maree più grandi. La nostra nuova luna avrebbe un effetto sulle maree molto ridotto rispetto a quello della luna originaria, ma la forza mareale di entrambi i satelliti combinati genererebbe delle onde incredibili. Sebbene queste onde sarebbero più grandi, non sortirebbero effetti devastanti e potremmo continuare a vivere le nostre vite come se niente fosse. Forse solo i surfisti sarebbero felici di questo cambiamento. La seconda luna potrebbe rimanere nell'orbita della Terra per decine di milioni di anni, finché, alla fine, quando la luna si allontanerà ulteriormente dalla Terra, destabilizzerebbe l'orbita dell'altra luna. Successivamente, proprio come accadde oltre 4 miliardi di anni fa, i due satelliti si scontrerebbero al rallentatore. Dato le basse velocità a cui si dirigono l'uno verso l'altro, i detriti della collisione non ricadrebbero sulla Terra. La luna più piccola si spiaccicherebbe sulla nostra luna, creando uno strato extra di crosta solida. Le nuove montagne di roccia frantumata, osservabili dal lato visibile della nostra Luna, sarebbero gli unici ricordi della sua esistenza. E se il secondo satellite avesse le stesse dimensioni della Luna e orbitasse intorno alla Terra ad una distanza dimezzata? In questo caso, la situazione non sarebbe altrettanto tranquilla. La seconda Luna, da sola, causerebbe maree 8 volte più grandi di quelle che vediamo oggi. Questo costringerebbe le persone ad allontanarsi dalle zone costiere, perché la differenza tra alta e bassa marea potrebbe raggiungere fino ai 300 metri. Le costanti inondazioni provocate dalle maree finirebbero per inghiottire parte della terraferma, riducendo le zone abitabili del pianeta. Questa volta il secondo satellite sembrerebbe più grande dalla Terra, poiché è in orbita ad una distanza minore. Le lune avrebbero anche fasi diverse, il che ci costringerebbe a trovare un metodo differente per misurare i mesi. Ma le cattive notizie non finiscono qui. Le due lune si allontanerebbero lentamente dalla Terra e alla fine si scontrerebbero. Questa collisione spargerebbe i detriti sul nostro pianeta. Assisteremmo ad una pioggia di meteoriti di proporzioni epiche, che potrebbe anche finire per spazzarci via del tutto. Qualsiasi detrito che non fosse precipitato sulla Terra andrebbe a formare una nuova luna nell'orbita terrestre. A questo punto ci sarebbero le condizioni per la nascita di una nuova forma di vita post-umana che potrebbe evolversi fino a diventare la prossima civiltà della Terra.
Beh, ma questa è una storia per un altro. Cosa succederebbe se... Ehi, se ti è piaciuto questo episodio, clicca mi piace e non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato e per non perderti il meglio di Cosa succederebbe se...